Marco Rondini, la Lega Nord ha gridato allo scandalo per l'affitto a soli 8.000 euro del Circo Massico ai Rolling Stones per il loro concerto. Sì, questo soprattutto alla luce delle cifre che per lo stesso tipo di eventi vengono pagate nelle altre grandi capitali europee. Si può andare dai 200.000 euro di Berlino fino ai 400-500.000 euro che si possono pagare a Londra piuttosto che a Parigi. Va notato in più che la squadra di calcio di Berlino paga un affitto per lo stadio di circa 8.000 euro a partita. Quindi alla luce di questi numeri e soprattutto alla luce del fatto che il sindaco Marino è sindaco di un'amministrazione che vanta dei altri primati sicuramente non edificanti, come un buco di 16 miliardi di euro, come un esercito che farebbe invidia a qualsiasi multinazionale, un esercito di dipendenti pubblici che arriva ad un numero di 62.000 persone, vanta il primato di assenteismo per quanto riguarda la partecipata che si dovrebbe occupare della raccolta dei rifiuti, che vale la pena ricordare a 8.000 dipendenti. Bene, alla luce di questi numeri, alla luce del fatto che i governi che si sono succeduti hanno stanziato diversi fondi per andare incontro a quelle che erano le necessità di Roma Capitale, beh, alla luce di questi numeri avrebbe potuto dimostrare buona volontà e sicuramente magari far pagare qualcosa in più rispetto a questo evento. Alla luce di tutto questo avete presentato un'interrogazione, il governo ha risposto, che cosa ha detto e siete soddisfatti? Il governo ci ha risposto che farà presente nelle sedi opportune questa mancanza dell'amministrazione capitolina. Noi non siamo assolutamente soddisfatti perché riteniamo che sia veramente uno scandalo. Un altro dato che vale la pena di citare è che i Rolling Stone per esibirsi al Circo Massimo hanno pagato 8.000 euro e pagavano 10.000 euro a notte per alloggiare negli alberghi di Roma. E di più, le giustificazioni del sindaco Marino, che in parte sono state citate anche da chi ci ha risposto in aula alla nostra interrogazione, hanno dell'inaudito, cioè quell'indotto che avrebbe creato un evento di questo tipo, che dimostra l'incapacità di confrontarsi con la realtà. Lui sosteneva che l'indotto dell'iniziativa ha portato 25 milioni di euro nelle casse degli esercenti e dei commercianti, dato smentito dai rappresentanti delle categorie degli albergatori e dei ristoratori e che dimostra ancora una volta la perdita di contatto con la realtà da parte del sindaco Marino, che sarebbe pregato di togliere il distrugo al più presto.